Una delle domande che ha letteralmente tormentato la vita di Don Alberione, tormentato in senso positivo, nel senso che diventava per lui una vera e propria inquietudine, era questa: verso dove cammina questa umanità? Verso quali mete è diretta? Riuscirà a compiere nel cammino della propria vita il progetto di Dio? Arrivare a tutti gli uomini di tutti i tempi, con tutti i mezzi più celeri ed efficaci per portare loro il messaggio di salvezza perché tutti potessero salvarsi. Il segreto di ogni riuscita in ciò che si intraprende all'interno della vita della fede, della vita della Chiesa, è direttamente proporzionale al grado di affidamento della propria vita a Dio. Ed è proprio ai piedi dell'altare della Madonna della Moretta che è bello rievocare come questo sia stato il motivo principale del vero segreto di riuscita nella vita di Don Alberione. Don Alberione e Don Giaccardo firmarono una cambiale con il Signore, un patto. In quella cambiale si legge: cercate prima di tutto Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato comunque. Ed è firmata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo e controfirmata da Don Alberione e Don Giaccardo. Cercando tesoro, Signore,
mezzanotte del 31 dicembre 1900. In questa cattedrale, nella notte che separava il 1900 dal 1901, il giovane seminarista Giacomo Alberione riceve, in una particolare luce che viene dall'ostia, ostesa alla solenne venerazione e adorazione dei fedeli per volere del Papa Leone XIII, per accompagnare alla presenza di Cristo via verità e vita il nuovo secolo che stava per giungere, il giovane seminarista Alberione viene illuminato e comprende che il Signore sta per chiedergli di fare qualcosa per gli uomini di questo secolo che faceva il suo ingresso nella storia dell'umanità. È qui che egli intuisce di fondare la famiglia Paolina. Nella sacrestia di questa chiesa parrocchiale, Don Alberione incontrò per la prima volta Teresa Merlo, colei che sarebbe diventata maestra Tecla. Thank you.